Partiamo dalla stazione centrale alle 8 del mattino con Italo. In poco più di un'ora arriviamo a Bologna e prendiamo posto in albergo, quindi iniziamo il nostro giro in città. Vicino all'albergo c'è il Parco della Montagnola. È stato il primo vero giardino pubblico di Bologna ed è l'unico di una certa dimensione all'interno del centro storico. Nato sulle macerie della rocca di Porta Galliera, con un aspetto molto diverso dall'attuale, fu parzialmente destinato all'uso pubblico nel 1662. Già dal piazzale della stazione è possibile intravedere la monumentale scalinata d'ingresso risalente alla fine dell'Ottocento. Detta anche la città delle 100 torri, iniziamo a percorrere le strade del centro e ne cerchiamo alcune e, ove possibile, le visiteremo. Allora, andiamo che tardi. Presto che tardi. Va bene, sono pronta. La prima che vediamo è la Torre degli Azzoguidi, una delle 20 torri esistenti. Eretta nella seconda metà del XII secolo, è alta 61 metri, il che ne fa la seconda torre di Bologna per altezza, dopo quella degli Asinelli. Palazzo della Mercanzia, detto anche Loggia dei Mercanti, si affaccia sull'omonima piazza. Dalla fine del XIV secolo alla fine del XVIII è stata la sede del Foro dei Mercanti. Percorriamo via degli Orefici e ci troviamo di fronte il Palazzo Re Enzo, risalente al XIII secolo. Fu costruito tra il 1244 e il 1246 per volere del podestà Filippo Ugoni, come ampliamento degli edifici comunali del Palazzo del Podestà. Divenne in seguito dimora di Re Enzo di Sardegna. Chilly hours and minutes of uncertainty. Arriviamo a Piazza Maggiore di fronte alla Basilica di San Petronio, una delle chiese più vaste d'Europa, ampiamente incompiuta. To feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile and everywhere I look your eyes. Alta 51 metri, larga 61 e lunga 132, è la quarta chiesa più grande d'Italia. È la più grande al mondo, costruita in stile gotico interamente in mattoni. Dedicata a San Petronio, il santo patrono della città, la sua fondazione risale al 7 giugno 1390 con la posa della prima pietra. La torre più alta della città è quella degli Asinelli. Bisogna assolutamente salirci e siccome c'è tantissima gente che lo vuole fare, ci mettiamo in coda per il nostro turno. Alta più di 97 metri, con una pendenza verso ovest di 2,23 metri, fu eretta fra il 1109 e il 1119 dal nobile Gherardo Asinelli, dapprima utilizzata come punto di osservazione sulla città.
poi nel XIV secolo, acquistata dal comune di Bologna, fu destinata a prigione. Al suo interno è possibile risalire le scale in legno fino alla sommità, percorrendo 498 gradini, e dal terrazzo esterno del tetto si può ammirare il panorama dell'intera città a 360 gradi. Torre Garisenda, vicino alla Torre Asinelli, edificata in muratura intorno al 1109 dai Garisendi, è alta 48 metri e anche lei con una pendenza di 4 gradi. Entrambe rappresentano il simbolo di Bologna conosciuto in tutto il mondo. Ci fermiamo a pranzare alla osteria Buca delle Campane, praticamente quasi sotto le torri. Voglio una vita di quelle che non si sa mai, e poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo. Ricominciamo il nostro giro in città, camminando. Quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente. Cammina, quante scarpe consumate, quante strade colorate, cammina. Tante dimenticate, ritmo del lavoro, segnate dalle ruote di antichità dell'oro, piccoli tenebrosi fra bidoni e fango, viali peccaminosi con un passo di tango. Cammina, quante scarpe consumate, quante strade. A proposito di torri, nel girovagare tra vicoli e stradine, Fiore ha trovato anche la sua. È andato a reclamarla, ma l'hanno cacciato in malo modo. Attraversano città, sorprese da un lampione, poi perse nell'oscurità. Strade sospese fra terra, mare e cielo, aspre e sinuose, abbracciate dal gelo. Cammina. Continuiamo a passeggiare nelle stradine dell'isola pedonale. Entriamo in via Piella e ci troviamo di fronte alla celebre finestrella sul canale delle Moline e al ponte sul canale, entrambi con vista sul canale.
Per buona parte del suo itinerario, il canale delle Moline è rinchiuso tra le case, come si vede dalla finestrella. Bianche scorciatoie danzano nei prati. Affacciata nell'omonima piazza, la Basilica di Santo Stefano è un complesso di edifici di culto, è conosciuto anche come il complesso delle sette chiese e ha la dignità di basilica minore. La tradizione indica San Petronio come ideatore della basilica, che avrebbe dovuto imitare il Santo Sepolcro di Gerusalemme, edificata sopra un preesistente tempio dedicato a Iside. La Basilica del Sepolcro risale al V secolo, costruita dal Vescovo Petronio come simulacro del Santo Sepolcro Costantiniano di Gerusalemme e ricostruita agli inizi dell'XI secolo dai monaci benedettini dopo che venne pesantemente danneggiata durante le devastanti invasioni ungare del X secolo. L'edificio, a pianta centrale, è costruito su un perimetro a base ottagonale irregolare, al centro del quale si erge una cupola dodecagonale. Al suo interno ci sono 12 colonne di marmo e laterizio, mentre al centro si trova un'edicola che custodiva le reliquie di San Petronio. Siamo al chiostro. La caratteristica è quella di essere su due piani. Quello inferiore è impostato su ampie aperture ad arco preromaniche. Quello superiore è un magnifico esempio di colonnato in stile romanico. Qui finisce la nostra visita alla Basilica di Santo Stefano, un complesso monumentale bellissimo. Prima di fermarci a mangiare in una paninoteca, ci tuffiamo nella piazza antistante la basilica, in mezzo ad un mercatino d'antiquariato bellissimo. Every day I clock out and head straight to her house. We cuddle up on the couch. But it always ends the same old way. Driving home and it's incredibly late. Something's gotta change, 'cause I've been wrapped around her finger since the first time we went out. Every day, every night, she's all I think about. I need that girl beside me when the lights go. Time to put a ring on the finger I'm wrapped around. Went to the bank, took out a loan, went and bought a perfect stone. Caught up her dad on the phone. I'm taking him to dinner Sunday night. I've never been so nervous in my life. I wanna do this right, 'cause I've been wrapped around.
prendiamo l'autobus e ci trasferiamo a Porta Saragozza. Da lì percorreremo la strada tutta sotto i portici fino in cima al santuario della Madonna di San Luca. I portici di Bologna rappresentano un importante patrimonio architettonico e culturale per la città e ne sono il simbolo insieme alle numerose torri. Non esiste al mondo un'altra città che abbia tanti portici quanto Bologna. In totale raggiungono i 53 chilometri, solo nel centro cittadino misurano 38 chilometri. Il portico più lungo del mondo è quello di San Luca, che misura 3.796 metri e consta di 666 arcate. Partendo dall'arco Bonaccorsi a Porta Saragozza, conduce fino alla cima del Colle della Guardia, dove si eleva il celebre santuario della Madonna di San Luca. Il portico fu costruito tra il 1674 e il 1721, con il contributo dell'intera cittadinanza. Ce ne sono ancora, eh? Non credere di essere arrivata. Peccato che c'è. Il santuario è una basilica che si eleva sul Colle della Guardia. Uno sperone in parte boschivo a 280 metri sul livello del mare, a sud-ovest del centro storico di Bologna. Il 25 maggio del 1194 fu posta la prima pietra per la costruzione della basilica, tutt'oggi meta di pellegrini per onorare l'effigie dell'icona della Madonna col Bambino. Ora dovevamo fare ritorno in centro e ad onor del vero eravamo stanchi. Con nostra sorpresa abbiamo visto che c'era un trenino che tornava. Non ci sembrava vero, l'abbiamo assaltato subito e via! Col trenino. La prima volta che facciamo il giro con l'altro. Time, it's time.
Finisce così la nostra gita di 2 giorni a Bologna, città che da tempo volevamo visitare. Prendiamo il treno e torniamo in quel Milano al tramonto. Prossimo viaggio, Firenze.